Bonjour mia family, bonjour. Oggi iniziamo questo video praticamente dal letto ancora. Cioè mi sono letteralmente appena svegliata, probabilmente si vede. E, e in realtà è tardissimo perché ieri sera sono rimasta a lavorare al computer fino tipo alle 4. Quindi oggi mi sono svegliata alle 11:30 e poi ovviamente sono rimasta a letto fino a mezzogiorno. Adesso è mezzogiorno. Comunque, oggi oltre a filmare questo vlog che voi vedrete domani che è venerdì, filmerò anche un altro video e lo caricherò subito perché non voglio lasciarvi senza video oggi, perché voglio essere consistente e fare sempre un video da, cioè ogni giorno dal lunedì al venerdì. E oggi devo andare anche all'esatto, niente di entusiasmante, ma devo andare. Ah sì, in molti mi avete chiesto informazioni riguardo all'olio di ricino che vi ho messo sulle stories e l'ho appena comprato in realtà, quindi non so se funziona o se è buono oppure no, però vi farò sapere. Mi piace che ci siano anche gli applicatori sia per le sopracciglia che per le ciglia, quindi è abbastanza semplice applicarlo. In realtà già lo usavo in passato l'olio di ricino, ma non di questo brand, quindi adesso ho voluto provare questo brand, vedremo com'è. Da quanto ho sentito dovrebbe essere miracoloso, sia per le ciglia che per le sopracciglia. Spero che sia vero, comunque vi farò sapere com'è. Adesso non posso cincischiarmi troppo qua a letto perché ho un sacco di cose da fare e vorrei passare anche l'aspirapolvere. Tra l'altro ragazzi, con 4 gatti c'è tantissimo pelo ovunque, quindi ho dovuto chiedere, vabbè, ho dovuto chiedere alla signora delle pulizie di venire più spesso, vabbè, questo non ha importanza. Comunque adesso passerò io l'aspirapolvere, assolutamente. La mia nuova bottiglietta d'acqua non è fichissima, Feeling Good, l'adoro e sta benissimo qua secondo me, molto rosa. Gatto Denver, tu sei un carnivoro, sei un gatto, tu non puoi mangiare. Ciao Mato Max, ciao Gatto Max, ciao ciao. Voi due siete sempre insieme, sempre insieme. Tu non puoi mangiare frutta e yogurt, Gatto Denver, io te lo ripeto costantemente, tu sei un carnivoro. Anche Max piacciono i latticini, abbiamo scoperto, non riesco a parlare stamattina. Anche Max. No, 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 no. Comunque avete le crocchette là e altre crocchette là. Voi due, pirati. Comunque questa è appunto la mia colazioncina di oggi. Non ho fame, quindi il minimo indispensabile, un po' di yogurt greco e lamponi. Come outfit ho scelto quest'abito, devo ancora fare il trucco. Ho scelto quest'abito che finalmente posso rimettere perché fa abbastanza caldo. E invece come gioielli volevo mettere oggi i nuovi anelli di Daniel Wellington che vi ho fatto vedere su Instagram, ma non penso di averveli fatti ancora vedere su YouTube. E sono meravigliosi. Io ho questo che è molto sottile ed elegante in realtà, e poi ho questo che forse è il mio preferito perché è, vabbè, perché è rosa ovviamente, quindi nessuna novità su questo, lo sapete che è il mio colore preferito, ma mi piace tantissimo perché posso abbinarlo anche al bracciale dello stesso colore. Eccoli, così con questa luce riuscite a vederli meglio. Questo è il bracciale che io adoro perché è gold e pink, e poi l'anello è appunto incordinato con il bracciale. In realtà ci sono tantissimi altri modelli sul sito se andate a vedere, e l'altro anello, quello sotto, invece è un pochino più sottile, molto molto più elegante. Mi piacciono un sacco questi anelli, vorrei averli di tutti i colori a dire il vero. Comunque per adesso ho questi, ma appunto se guardate sul sito ci sono un sacco di altri modelli sia per quanto riguarda il bracciale che per quanto riguarda gli anelli, e ci si può un po' giocare con questi abbinamenti, il che mi piace tantissimo. Insomma, a me piacciono un sacco, quindi voglio indossarli anche oggi. E su Instagram mi avete chiesto come si fa ordinando online per sapere la taglia esatta. In realtà è super super facile ed è una genialata. Se andate sul sito c'è una sezione che serve appunto per misurare le taglie. Voi prendete un anello che vi sta giusto, comunque un anello che sapete che vi sta bene sul dito dove vorreste indossare quello Daniel Wellington, e lo misurate proprio sui cerchietti che ci sono sul sito, e c'è il numeretto accanto. Io ho fatto così, infatti l'anello mi è arrivato perfetto, e quindi è molto molto semplice. In realtà anche ordinando online non rischiate di sbagliare la taglia. Alla fine ho deciso di metterci anche il bracciale gold e white perché mi piace troppo indossarli assieme, ed ho l'anello in pink, secondo me sono stupendi.
Comunque, visto che mi chiedete sempre informazioni riguardo il codice sconto, c'è ed è sempre attivo ed è KissAndMakeup01, magari ve lo scrivo qua in sovraimpressione, in realtà molto semplice, KissAndMakeup01, e avete diritto al 15% di sconto su tutto il carrello sul sito Daniel Wellington. Quindi ecco, se volete acquistare bracciali, anelli, eccetera, ricordatevi il codice sconto, che è sempre utile. Eccomi, sono all'esatto, ho preso il numeretto, 3:38, ci siamo quasi. Sono tornata adesso a casa, ma mi sono resa conto che non vi ho fatto vedere l'outfit prima di uscire, quindi ve lo faccio vedere. Vabbè, la pettinatura, non so se l'avete vista, l'avete vista? Beh, insomma, pettinatura molto da, appunto, lottatore di sumo, come io amo definirla, che faccio nei giorni in cui praticamente non lavo i capelli, perché tipo già il secondo giorno sembrano sporchi. Comunque, questo... Ah, c'è anche il gatto Denver, ovviamente. Buongiorno! Ciao! Ciao amore mio, non ci vediamo un'ora e mezza ed è la fine del mondo. Ciao, ciao, sono venuti a salutarmi anche gatto Max e gatta Beta, che si stanno facendo la doccia a vicenda in questo momento, quindi non hanno tempo per noi. E torniamo all'outfit, volevo farvi vedere, vabbè, niente di eclatante in realtà, però mi chiedete spessissimo di farvi vedere gli outfit. Ed è un abito che... Sai che ho preso su boohoo.com e l'ho pagato anche poco, è molto molto carino secondo me, molto estivo ma non troppo leggero, perché non è che faccia ancora caldissimissimo. Però ragazzi, per la seconda volta quest'anno, ta-da, ho messo i sandali, sì, sono di Valentino, sono color carne, spero si riescano a vedere, non tanto bene. Comunque, questo è l'outfit, sostanzialmente quest'abito con questa piccola cintura sottile. In realtà volevo mettere quella Gucci, ma cadeva, devo aver preso una misura di troppo, non lo so, cioè devo farli i buchi io sulle cinture. E poi la borsa che indosso invece è di Dior ed è quella che avevo preso ad Amsterdam, forse ve la ricordate, mi piace indossarla molto spesso con quest'abito. Questa è quella Prada che più o meno ha lo stesso colore, mi piace molto come abbinamento. Evviva, video completato, ci ho messo un po' al montaggio, pensavo fosse più veloce questo montaggio, poi alla fine sto caricando il video alle 8 di sera, infatti volevo parlarvi proprio di questo, non so dove sia la luce migliore, comunque ho notato che non riesco mai ad essere puntuale, cioè riesco a caricare un video dal lunedì al venerdì ogni giorno, ma non riesco ad essere puntuale alle 17:30, che poi era una cosa che mi sono detta, boh, facciamo sempre 17:30 perché è un orario che mi viene comodo, forse ho messo troppo illuminante oggi, invece alla fine vedo che, cioè a volte carico alle 17:30, a volte alle 19, a volte alle 20, quindi facciamo che dalle 17:30 in poi ogni giorno esce un mio video, però non so esattamente l'ora, però se volete sapere esattamente l'ora c'è un modo, dovete seguirmi su Instagram perché io lì vi aggiorno su tutto, in realtà su tutte le mie giornate vi aggiorno, però se volete sapere esattamente quando esce un video io vi aggiorno sempre lì, perché è in tempo reale, molto più in tempo reale rispetto a YouTube, e quindi lì potete vedere un sacco di stories su di me, un sacco di foto eccetera che qua su YouTube non vedete proprio, ok? Quindi lì vi... condivido tutte le mie giornate su stories, su Instagram, cioè sulle storie di Instagram, mentre su YouTube ovviamente condivido le mie giornate ma quando faccio i vlog, quindi seguitemi su Instagram, è KissAndMakeup01, oppure mi trovate anche con il mio nome e cognome, anche se non sono riuscita a prendere l'account con il mio nome e cognome, perché quando ho voluto cambiare da KissAndMakeup01 a Nicole Kussel, che me lo chiedete spesso, perché non ti metti il tuo nome e cognome su Instagram? Perché c'era già un'altra persona, praticamente mi hanno fregato il mio nome e cognome e quindi non posso farlo, altrimenti avrei già cambiato, però fa niente, comunque mi trovate così. Adesso ho tirato il ragù fuori dal freezer, ho dato da mangiare anche i gatti, ho tirato il ragù fuori dal freezer e basta. In realtà poi mi sono fatta un panino di prosciutto crudo, quindi adesso non ho neanche tantissima fame, perché in realtà ho già mangiato, però mi verrà probabilmente la fame tra un po', perché ho mangiato colazione oggi, poi questo panino adesso che sono le 8 e quindi mi sono un po' rovinata la cena e basta, però probabilmente tra un po' avrò fame di nuovo. E questo è quanto, vi faccio vedere i gatti, oggi non vi ho fatto vedere i gatti ragazzi, voglio farvi vedere la situation com'è. Allora, gatto Denver sta nel mondo dei sogni sul grattino che è dell'esatto colore di gatto Denver, appunto è tutto bianco e un po' arancione, amore mio, scusa che ti ho dato la scossa, ciao amore mio. Poi gatto Max e gatta Beta sono qui sul tappeto, ciao, ciao gatta Beta, sei bellissima, sei bellissima. E gatto Max, abbiamo giocato tantissimo con gatto Max e adesso è distrutto, guardate, ma come fai a stare così, ma tu stai comodo? Cioè sinceramente, come fai a stare? Ah, gna gna gna, lui piace mordicchiare. Ah, lui piace mordicchiare. Oh, no, 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 no.
Intanto gatta Beta si stiracchia. Gli ho dato due giochini e tutti e due sono finiti sotto al divano, rigorosamente. Il secondo, peraltro, nel giro di 3 minuti, perché 5 sarebbe dire troppo. Vi dico solo questo. Vi dico solo questo. Sei un leopardo. Sei un leopardo, sei. Mordicchia e non fa niente. E poi mi dai baci. Gatto Max. Gatto Max. Gatta Stellina invece dov'è? Probabilmente sulla sua sedia. No, non c'è Gatta Stellina. Questo è strano, Gatta Stellina sta sempre lì. Dov'è Gatta Stellina? Gatta Stellina non esce nemmeno dal soggiorno praticamente, non ci va mai, non ci va mai né nel mio studio né di là. Dov'è Gatta Stellina? Gatto Denver? Dov'è Gatta Stellina? Lì non c'è. Che strano. Mio Dio, non è che mi è scappata fuori? Mi sto preoccupando seriamente. Gatta Stellina? Gatta Stellina? Perché l'ho chiusa in camera per sbaglio? Gatta Stellina? Oh mio Dio. Audrey? Audrey? Mio Dio, no, vabbè ragazzi, se non la trovo comincio seriamente a preoccuparmi. Audrey? Ok, in bagno non c'è. Nelle lettiere, intendevo, ho controllato. Qui, nel mio studio, non c'è traccia di Gatta Stellina. Dove si è messa? Questo è veramente, veramente bizzarro. Qua dietro non c'è? Ah, ma Audrey, ma sei là? Ma Dio mio, ma sono cieca? Ma Gatta Stellina! Ma scusa, rispondi tu magari, no? Gatta Stellina. Cioè, non ci posso credere. Voi probabilmente l'avete vista tutto questo tempo perché ho inquadrato sotto il tavolo. E non l'avevo vista. Cioè, vabbè, che rimbambita. Io mi stavo pure preoccupando e lei stava là, tipo, che vuoi, vabbè. Oh. Ok ragazzi, che strano, mi sa che è la prima volta che filmo in questo bagno. Questo è il bagno, vabbè, vi devo fare l'home tour. Per quelli che hanno iniziato a seguirmi dopo che mi sono trasferita l'ultima volta, che nel senso che non hanno ancora visto questo appartamento, lo so, devo farvi un tour. Comunque, adesso mi struccherò, noi abbiamo cenato e adesso c'è la partita dell'Olanda, tipo, ma non ho ben capito di che partita si tratti in realtà, però io tifo sempre Olanda. Cioè, se non c'è l'Italia, tifo Olanda, a priori, vabbè, lo sapete. Cioè, mi avete visto in tantissimi vlog vestita di arancione a tifare Olanda, quindi adesso mi strucco, anche perché la mia pelle è diventata un po' lucida, è quello che mi dà fastidio dell'illuminante, è proprio questo, che a fine giornata, quando ho già la pelle un po' lucida di mio, con l'illuminante diventa una palla veramente da discoteca. Cioè sono, boh, magari sembra solo a me, non lo so, io mi vedo super 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 lucida, poi magari non è così, un pochino sì, lo vedete, però vabbè, in realtà ho su il trucco da tante ore, quindi un pochino è normale. Oggi faceva veramente caldo, ragazzi. Ho acceso il condizionatore a casa per la prima volta. Comunque, questo quanto adesso mi struccherò. Volevo però farvi vedere che bella è la mia candela, perché sono troppo orgogliosa. Scusatemi se vi sto parlando tantissimo, se vi sto tartassando con la mia candela, con la Fairy Tail. Ma lo sapete, ne sono super 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 orgogliosa, perché l'ho creata io dal nulla praticamente. Ed ho creato anche i gioielli che ci sono all'interno. Quindi per me è una super super soddisfazione. E volevo farvi vedere quanto è carina la mia candela sul comodino, guardate che meraviglia. In tantissime già l'avete acquistata, mi state mandando le foto, gli screenshot dell'acquisto, quindi ve ne sono davvero davvero grata. E questa non l'ho ancora aperta in realtà, ma la tengo sul comodino e a volte la lascio aperta proprio perché la fragranza, anche se la candela è spenta, in realtà si sente ed è super super golosa e profuma tantissimo, è buonissima. Comunque fatemi sapere se l'avete già acquistata, e per le ragazze che l'hanno già acquistata sono curiosissima di vedere quale gioiello avete ricevuto all'interno, quindi fatemi sapere. Comunque vi metterò qua sotto il link diretto se volete acquistarla, qua sotto nel box informazioni. Ok, questo è quanto, adesso mi strucco davvero, mia family, vi do la buonanotte, e, sempre con il solito intruso, e niente, buonanotte, e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, buon weekend, ciao!
Ciao. Finito la skincare, infatti sono tutta lucida perché ho appena applicato 10 kg di crema e stavo per mettermi al montaggio di questo vlog. In realtà sono qua nel mio studio, Eric si è addormentato, abbiamo guardato un po' della seconda stagione, perché mi correggete sempre, seconda stagione di The Slasher e siamo al secondo episodio, quindi no spoilers, mi raccomando. Però poi guardavo i commenti all'ultimo video haul che ho fatto e ho notato che in tutti gli anni passati c'è un po' una costante di commenti nei miei video haul, che sarebbe: uno, sei figlia di papà; due, sei una viziata; ma soprattutto non è bello che tu ostenti. Oppure quando magari faccio qualche foto, qualche filmato, insomma, del make up eccetera, ma perché fai quelle facce, ma chi ti credi di essere, ma come posi, ma allora volevo trasformare un po' questa cosa in un messaggio positivo, perché secondo me, per fortuna, e credo sia una cosa importante, le blogger, influencer, instagrammer, qualsiasi nome vogliate darci, secondo me stiamo un po' cambiando questa cosa piano piano, nel senso, condividere gli acquisti, che siano economici oppure no, indipendentemente, non ha importanza, posare per qualche fotografia, condividere la nostra vita online, non è necessariamente, non sono necessariamente cose negative, non è detto che la persona che le faccia con cattive intenzioni. Io ad esempio quando filmo i video haul è perché sono emozionata e so che come a degli amici vi interessa quello che, cioè faccio vedere come a degli amici quello che ho comprato e so che a voi interessa. Oppure quando magari poso nelle stories di Instagram, molto spesso mi viene detto: ma chi ti credi di essere, ma che faccia fai, scendi dal piedistallo. E vorrei appunto che cambiasse questa cosa, perché tutte dovremmo sentirci belle, tutte dovremmo sentirci strafighe, e va benissimo posare per una foto e fare anche la duck face, cioè nel senso, l'importante è che ci sentiamo bene con noi stesse e non ci prendiamo troppo sul serio, e vorrei veramente che si smettesse di dare giudizi in base a un video, ad una foto eccetera eccetera. E vedo che comunque questa cosa sta un po', si sta un po' espandendo, questa cosa di prendersi cura di sé. Probabilmente anche grazie a noi youtuber che facciamo video sul make up eccetera eccetera, perché anche le ragazze così per la strada posano per fare le fotografie, oppure vedo nelle stories molte ragazze che si filmano il trucco eccetera, e non significa necessariamente essere vanitose, ma magari significa prendersi un po' di spazio per se stessi, per dare luce alle nostre passioni o anche solo per divertirsi. Quindi non giudichiamo necessariamente gli altri. Se qualcuno posa in maniera un po' più così, magari si sta semplicemente divertendo, non significa che sia pieno di sé. Se qualcuno fa vedere le sue compere online, appunto indipendentemente dal costo che possono avere, non è, non è necessariamente una persona che vuole ostentare. Se qualcuno fa vedere determinate cose in un video, in una foto, non significa necessariamente che si vuole vantare di quello che ha. Magari è soltanto una passione, magari è soltanto, sono soltanto quella mezz'ora che si vuole dedicare a se stessi, e magari fa anche piacere sentirsi dire sei bella, perché no? Perché no? Non c'è niente di male in questo. L'importante è che niente venga fatto con cattiveria, né fare video o foto, né tantomeno ricevere commenti che giudicano. Quindi non so se si è capito bene quello che volevo dire, ma secondo me è un argomento abbastanza importante. Adesso proprio leggendo i commenti sull'ultimo video haul, non lo so, volevo fare questo discorso. Sapete che io a volte prima di chiudere i vlog faccio dei discorsi un po' più profondi, slash probabilmente dettati dal sonno e dalla follia, visto che mezzanotte e 48. Quindi questo è davvero quanto. In realtà vi saluterò adesso e vi darò la buonanotte, ma io lavorerò al computer almeno ancora un'ora e mezza in realtà. Quindi però con voi ci vediamo veramente, questa volta vi saluto davvero, ci vediamo lunedì prossimo, quindi buon weekend, a lunedì, vi voglio bene mia family, ciao.